Il volontariato è il modo migliore per passare il tempo. Cosa c'è di meglio? Francescao è un'associazione che nasce negli anni 70, rivolta agli anziani e gli orti, è stato un momento di aggregazione. Da allora a oggi ci siamo un attimino allargati su queste linee e oggi il nostro forte è la mobilità sugli anziani, mobilità, trasporto gratuito e un gioiellino che noi portiamo avanti con grande gioia. L'Armadio del Povero è solo un piccolo tassello di un grande mosaico composto dalla solidarietà di tante persone. Per capire bisogna venirci e si capisce perché da 30 anni questo è un presidio fondamentale per la nostra città. Il volontariato, dal mio punto di vista, è un impegno continuativo di solidarietà che dona però molta gioia anche a chi lo compie e credo che questo sia la cosa più importante perché significa condividere l'esperienza con tante altre persone e rendersi utili per un fine comune che guarda al bene della comunità. La Pubblica è un punto di riferimento per Parma dove tanti nostri concittadini vengono a fare volontariato per esprimere nei tanti servizi di trasporto e di assistenza alle persone la propria idea di volontariato e di solidarietà. Sapevo che il volontariato era qualcosa di importante, però vederlo, toccarlo con mano, essere su questo pulmino per qualche ora credo che mi abbia profondamente colpito per la dedizione che i volontari danno a chi ne ha bisogno. Solidarietà attiva e responsabile e altamente consapevole. Il volontariato è volere bene al prossimo. AVIS, Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue, il cui scopo principale, la mission principale è di portare le persone a donare il sangue. Sangue che non si può riprodurre in laboratorio, dunque deve essere donato da persone sane e viventi. Penso che il volontariato sia una delle cose più belle che una persona può fare per rispetto agli altri e per aiuto agli altri. Betania è fondamentalmente casa di accoglienza. Le persone accolte nei vari spazi con problemi di dipendenza, problemi di detenzione carceraria, abbiamo persone ammalate di AIDS, accogliamo persone che sono in strada. Da alcuni anni ci occupiamo anche di persone richiedenti asilo. Volontario? Volentieri. Il volontariato arricchisce la propria vita e la nobilità. Caritas diocesana è espressione della Chiesa di Parma, a volte funziona da ambulanza, a volte da pronto soccorso, a volte da pungolo. Per ricordare alla comunità cristiana e civile che i poveri e le persone in difficoltà ci sono e per ridare dignità, ridare voce e dare un'accoglienza. Volontariato è fare in modo che non sappia la mano destra quello che fa la sinistra, lo deve sapere solo il tuo cuore. In quel modo lì, senza dirlo, lo sapranno tutti. Fa uscire quello che di buono ognuno di noi ha, senza voler apparire. Per me il volontariato è l'esperienza che ti arricchisce di più in assoluto, perché è sempre più quello che ricevi di quello che dai. Qui a Casa Azzurra accogliamo 11 persone che hanno avuto traumi cranici o da incidenti stradali o da danni vascolari. Le attività che vengono proposte ai ragazzi quotidianamente riguardano sia l'aspetto cognitivo che l'aspetto motorio. Il volontariato è quando tutti i giorni ispiriamo i nostri comportamenti ai principi
di solidarietà, di fratellanza, di aiuto verso il prossimo. Accoglienza, impegno educativo, prevenzione, integrazione sono i pilastri su cui si regge la nostra associazione, guidata da un volontariato libero, gratuito, profetico e continuativo nel tempo. E attraverso il volontariato possiamo essere tutti un po' più felici, vivendo delle relazioni migliori, credo che tutti possiamo stare meglio. Senza il volontariato il servizio pubblico stesso sarebbe in grande difficoltà. Buongiorno, come stai? Il CAV è un'associazione che si occupa di mamme e bambini, siamo un'associazione in divenire. Fare volontariato rende ricco colui o colei che lo fa e dà l'idea di una società inclusiva, accogliente, di una bella società. Fare volontariato è una restituzione consapevole e grata di tutto quello che abbiamo ottenuto lungo l'arco della nostra vita. Uno pari uno! Il centro interculturale è un luogo bellissimo dove i volontari stanno costruendo proprio la società in cui noi vivremo domani. Penso che la parola gioia vicino a volontariato sia una delle parole che mi piace di più. Per me il volontariato è una cosa talmente bella che dovrebbe diventare obbligatoria. Compagnie Instabile è un'associazione di promozione sociale. La mission della nostra associazione è quella di coinvolgere la cittadinanza in progettualità finalizzate a riallacciare legami sociali per ricostruire un tessuto comunitario nel quartiere Lubiana San Lazzaro. Per me il volontariato dà la possibilità di liberare quella voglia di dedicarsi agli altri che c'è dentro di me. È quasi come una terapia, no? Che tu fai senza accorgertene, e se poi riesci anche a essere utile e fare del bene a qualcuno. Sì, comunque non è che devo andare militare. Per descrivere la comunità di Sant'Egidio userò un'espressione di Papa Francesco, le tre P: preghiera, pace, poveri. I poveri sono le persone della stazione a cui portiamo i generi alimentari ogni lunedì, sono i bambini del Montanare e dell'Oltretorrente con cui facciamo i compiti, sono gli anziani, spesso soli. Quello che cerchiamo di fare è rendere la vita migliore alle persone che incontriamo. Fare volontariato è un'esperienza che ti arricchisce e ti fa stare meglio. Fare volontariato è una cosa che riempie l'anima, fa vivere un sogno e poi alla fine costruisce delle grandi amicizie, un vero ponte. È la cosa più bella che uno possa fare nella vita, perché dedicare un po' del proprio tempo, anzi ricavando un po' del tempo che tutti possono fare per gli altri, è che è la cosa migliore che uno possa fare. Emporio è un supermercato solidale dove si fa la spesa gratuita. I volontari che ci lavorano e ci operano riescono a far fare la spesa in modo dignitoso a circa 1050 famiglie. Il volontariato è aiutare gli altri senza avere indietro niente di concreto, ma in realtà molto a livello di sentimenti e di spiritualità. Per me oggi volontariato significa apprendimento. Apprendimento di situazioni che difficilmente sono immaginabili e apprendimento di come tanta gente si dedica a questo servizio con tanto amore. Facile, siamo un'associazione di volontariato fatta da genitori che hanno la passione di curare i propri figli con disabilità.
Fare volontariato è pagante. Spesso nei lavori che facciamo siamo un po' distanti dai problemi. Entrarci con i ragazzi e con le famiglie ti dà la misura e il significato anche del proprio lavoro. Due famiglie hanno deciso di aprire le porte di casa loro ad altri figli in affido. Abbiamo costruito due case con un basso impatto ambientale e zero emissioni di CO2. Il volontariato nasce dalla generosità di alcune persone che suppliscono allo Stato e offrono dei servizi che sono fondamentali. Sì, questa è una bellissima scoperta. Vi è il calore dell'accoglienza, vi è il calore della famiglia, dell'amore ed è volontariato allo stato puro. Faro 23, l'abilità incontra la disabilità. Tutti i giorni dalle 10 alle 5 di pomeriggio condividiamo con i nostri ragazzi momenti speciali di attività e di terapia. Per me il volontariato è la gioia di vivere con gli altri i momenti della quotidianità. Le guardie ecologiche volontarie di Lega Ambiente sono guardie ecologiche che si occupano della tutela dell'ambiente. L'ambito è talmente ampio che c'è posto per tutti, anche per reclutare nuovi volontari. Il volontariato è un modo di abitare il mondo. Quindi è molto importante parlarne perché più persone partecipano. Topo grigio. Per noi il gioco è una cosa seria, questo è il motto di Gioca Amico. Gioca Amico è un'attività che è presente all'interno dell'ospedale dei bambini di Parma. Tutti i giorni siamo a disposizione di tutti i giovani pazienti per svolgere quello che in quel momento hanno voglia di fare, giocare, leggere un libro, raccontare una storia o quant'altro. Il volontariato è una grandissima risorsa per Parma e va aiutata, e facciamolo tutti un po' di volontariato. Il volontariato fa bene a chi lo fa, lo dico io che lo so. Associazione che si occupa dei pazienti malati di fibrosi cistica. Abbiamo l'obiettivo di stare vicino ai pazienti in termini di garanzia verso le qualità della cura, la qualità della vita, i diritti e anche la raccolta delle risorse per la ricerca. Il volontariato è avere la consapevolezza che il tempo che ci è stato donato non è solo nostro, ma vale la pena condividerlo con gli altri. Significa regalare il tempo a persone che questo tempo in realtà se lo vedono sottratto purtroppo da questa malattia. Poi uno per uno e uno per due. L'associazione Per Ricominciare si interessa del mondo carcerario, accogliendo le famiglie e le famiglie dei detenuti nelle nostre case di accoglienza, ma in particolar modo seguendo i bambini che vengono a colloquio. Per me il volontariato è il piacere di aiutare gli altri. La capacità davvero di donarsi con generosità e anche sensibilità e attenzione, essendo capaci di cogliere dei bisogni che non sono sempre davanti agli occhi di tutti. La Polisportiva Gioco da 35 anni, facciamo tanti sport, persone disabili, ma noi puntiamo su distruggere l'idea vecchia di disabilità. Parliamo di persona che può fare tutto, anche lo sport. Grazie a questi volontari possiamo far sì che lo sport davvero non sia un privilegio ma sia per tutti. Per me il volontariato è donare per arricchirsi. L'associazione SEIRS Cortigiana di Parma nasce nel 1991. Ci occupiamo di soccorso sanitario, trasporti infermi, protezione civile e formazione. Da settembre abbiamo iniziato un'attività insieme alla Pubblica Assistenza di Parma di accompagnamento e trasporto bambini con disabilità.
l'aspetto dell'esempio, che oggi è importantissimo, questo impegno in prima persona che fa sì che poi tanti altri seguano. Il volontariato è una magnifica opportunità anche per i giovani per impiegare il proprio tempo mettendosi a servizio degli altri. Il VAP, siamo 130 volontari che aiutano gli ospiti nelle case di riposo durante l'ora dei pasti. Beh, il volontariato è dedicare una parte di sé agli altri, perché in questa maniera cerchiamo di dare il meglio di noi stessi verso chi ha bisogno di noi. Volontariato è fare bene il proprio lavoro, farlo in modo etico. Secondo me anche un'azienda, vista in una certa ottica e fatto con un certo spirito, ha delle finalità assolutamente sociali. Facciamo cultura, ci occupiamo di cambiamenti climatici, di tutela della biodiversità. In Italia il WWF gestisce più di 100 oasi e una delle ultime arrivate è l'oasi di Cronovilla, nella quale ci troviamo oggi, che gestiamo dallo scorso anno e nella quale oggi abbiamo fatto questa giornata di attività. Il volontariato è una forma di intelligenza individuale che ha ottimi risultati sul piano collettivo. Secondo me è un modo di partecipare alla costruzione del bene comune. Direi quindi che volontariato è partecipazione.